Radio Radicale, siamo con Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale del Lazio, per parlare della mozione di sfiducia che voi avete presentato contro il governatore della regione Lazio, Zingaretti, che si è candidato alla segreteria del PD. Allora, ci spiega perché avete presentato questa mozione di sfiducia e vi siete chiesti che cosa accadrà nei prossimi mesi in merito all'impegno del governatore del Lazio? È proprio questo il problema principale, secondo noi. Il centrodestra ovviamente ha inteso in modo compatto ovviamente di firmare questa mozione, ovviamente Fratelli d'Italia già l'aveva presentata alcuni mesi fa all'inizio del Consiglio, non c'era stata l'adesione in un primo momento perché abbiamo visto che in questi mesi il Presidente della Regione sta facendo di fatto una campagna elettorale permanente per la segreteria del PD, non si sta occupando dei veri problemi dei cittadini. Ovviamente secondo noi non l'ha fatto nemmeno nei 5 anni precedenti, adesso ancora di più, anzi vediamo che in Regione Lazio alcune scelte che vengono fatte sembrano quasi indirizzate alla problematica interna al Partito Democratico, quindi in qualche modo i consigli di amministrazione, alcune scelte importanti, alcune posizioni che vengono distribuite dal Presidente Zingaretti e dalla sua maggioranza sembrano quasi più inerenti alla possibilità di crescere a livello interno nella corsa alla segreteria del Partito Democratico. Quindi non possono pagare i cittadini del Lazio le scelte di Zingaretti di impegnarsi in questa campagna elettorale che durerà ancora alcuni mesi. Quindi se Zingaretti faceva il Presidente della Regione Lazio era un tema, potevamo criticarlo politicamente. Oggi ci sembra scandaloso in alcune situazioni che il Presidente sottragga il suo tempo ovviamente al governo del Lazio per impegnarsi in una campagna politica interna al suo partito. Che rapporto ha Zingaretti col Movimento 5 Stelle? Ha fatto una politica entrista nei confronti del Movimento 5 Stelle? Il Partito Democratico a livello nazionale ha una linea molto dura. Zingaretti che linea c'ha? Beh, noi riteniamo che le 5 Stelle hanno una linea politica molto vicina alla sinistra, l'abbiamo visto a Roma col sindaco Raggi, comunque di fatto che ha continuato le scelte scellerate della sinistra in cui si privilegiano gli immigrati rispetto agli italiani ad esempio, e questo viene fatto comunque alla regione, si continua ad andare avanti con scelte che purtroppo penalizzano gli italiani, penalizzano le persone che sono comunque residenti da molti anni e privilegiano chi viene da altre parti del mondo in tutta la situazione del sociale, della politica abitativa, insomma abbiamo visto quello che accade ormai da anni purtroppo il governo della sinistra. Il tema comunque c'è stato. Anche a livello nazionale lo fa il Movimento 5 Stelle questo? Mi pare che comunque le scelte politiche, infatti al governo nazionale per quanto riguarda alcune scelte di Salvini e del Ministro degli Interni stanno andando avanti in una direzione, mentre c'è un contrasto interno alla parte sinistra del Movimento 5 Stelle che è maggioritaria e blocca alcune possibilità di intervento, ad esempio sulla sicurezza, sull'immigrazione. Invece, alla Regione Lazio sono di sinistra? Alla Regione del Lazio, ahimè, c'è stata una collaborazione nei primi mesi, annunciata però dai 5 Stelle che hanno fatto una specie di tagliando, insomma per alcuni mesi hanno collaborato, oggi sono di fronte a una scelta. Noi diciamo alle forze politiche che non hanno votato Zingaretti che se votano mozione di sfiducia possono determinare la crisi del governo ovviamente e andare a nuove elezioni per scegliere un presidente che abbia una maggioranza. Il problema oggi del Lazio, al di là delle scelte di Zingaretti, che non c'è una maggioranza coesa perché non ha avuto i numeri dati dagli elettori, quindi oggi loro hanno dovuto fare in qualche modo accordi, una volta con il Movimento 5 Stelle, a volte ahimè con alcune persone elette, con alcuni consiglieri eletti nel centrodestra o che comunque erano vicini al centrodestra per avere una maggioranza, quindi questo dubbio. Ecco, ma il Movimento 5 Stelle li appoggia o si astiene? Diciamo fa come faceva il Partito Comunista con la Democrazia Cristiana negli anni 70. In questi primi mesi il Movimento 5 Stelle ha quasi sempre insomma trovato un accordo col PD e con la maggioranza, altrimenti non avrebbe avuto i numeri, tanto che poi Zingaretti ha proposto il cosiddetto patto d'aula dove hanno aderito alcuni esponenti eletti nel centrodestra che oggi fiancheggiano la maggioranza. Oggi diciamo a tutti quanti possono riacquistare una dignità politica, sia ovviamente riguarda le altre persone che stanno sostenendo la maggioranza, che non erano eletti con Zingaretti, e anche il Movimento 5 Stelle, che se si compattassero tutti sulla nostra mozione potrebbero determinare la fine del governo Zingaretti, che oltretutto non è riuscito a affrontare il tema della sanità, non è riuscito a portare avanti ovviamente l'uscita dal commissariamento come si è detto dal punto di vista economico, sta creando disagi importanti, ad esempio stiamo vedendo in questi giorni
la gara del CUP che anche socialmente mette a rischio i lavoratori e tutto quello che riguarda questo settore, ma in generale non fa nessuna politica seria per quanto riguarda ad esempio la possibilità di aiutare le aziende del Lazio, l'agricoltura del Lazio. Mi sembrano comunque situazioni che portano avanti il fallimento che era stato nei 5 anni precedenti. Voi li abolite i vitalizi secondo il diktat che c'è stato nella manovra, con rischio di vedervi tagliati i fondi? I vitalizi riguardano quel passato, non riguardano noi consiglieri, comunque, però abbiamo votato a favore della manovra che c'è stata di imporre un prelievo di solidarietà e diminuire ovviamente la parte che riguarda, e siamo disponibili come Fratelli d'Italia, ovviamente parlo ovviamente per il nostro partito, anche a affrontare delle riduzioni più drastiche, ovviamente portando avanti un voto di maggioranza, avendo i numeri in consiglio, però comunque già la Regione Lazio da alcuni anni ha diminuito i vitalizi per quanto riguarda il passato, li ha azzerati per quanto riguarda il futuro. Ultima questione, la mozione viene discussa, c'è un numero di firme da raccogliere? Chiedo scusa, le firme necessarie sono un quinto, quindi 11 su 50, già le abbiamo raccolte. Domani c'è il Consiglio regionale, ovviamente, per quanto riguarda chiederemo alle altre forze politiche o di firmarla o di eventualmente appoggiarla, nel senso la renderemo nota per farla votare, perché in realtà loro possono scegliere se proprio firmarla e condividerla in toto o solamente votarla quando ci sarà entro 15 giorni il voto in Consiglio regionale, secondo il regolamento. Bene, la ringrazio, grazie a Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, con quale abbiamo parlato della mozione presentata per la sfiducia al Presidente della Regione Lazio, Zingaretti.